Si è tenuto a Firenzuola, presso la sala consiliare del Palazzo Ex Pretura, l'incontro pubblico promosso da Autostrade per l'Italia e dall'amministrazione comunale con il sindaco Giampaolo Buti, che ha presentato alla cittadinanza il progetto esecutivo della bretella di Firenzuola. Si tratta dell'adeguamento di superficie della strada che dall'uscita autostradale Firenzuola arriva sul passo della Futa, frazione di Traversa, poi strada comunale 8,50 fino al ponte di Castro San Martino. Si tratta di un intervento di adeguamento di superficie, come ho detto, quindi miglioramento dei raggi di curvatura delle curve, allargamento stradale, miglioramento delle pendenze e soprattutto sistemazione geotecnica di alcuni tratti, diciamo, che stanno cedendo. Un intervento atteso da tanti anni, diciamo, è stato il ripiego del primo intervento progettato, che era la famosa galleria per sotto il Gazzarro, che però poi trovò l'ostacolo dell'acquapanna e quindi non fu potuto andare avanti con quel progetto. Autostrade provvederà alla validazione del progetto e all'invio al Ministero per l'approvazione. Dopo l'approvazione del Ministero inizieranno le gare d'appalto dei vari lotti. I tecnici di Autostrade per l'Italia hanno presentato le opere di miglioramento plano-altimetrico del tracciato di lunghezza pari a circa 15 km, evidenziando le principali lavorazioni previste. In particolare è stata sottolineata l'attenzione rivolta in fase di progettazione alle numerose opere geotecniche. La sede stradale verrà completamente riqualificata, sono previsti infatti circa 125.000 metri quadri di nuova pavimentazione, circa 17.000 metri lineari di nuove barriere di sicurezza, nuova segnaletica sia verticale che orizzontale, nuovi sistemi di drenaggio della pavimentazione e impianti di illuminazione. L'intero tracciato è stato suddiviso in 4 tratti di intervento, di cui solamente uno verrà chiuso completamente al traffico, con la creazione di un itinerario alternativo. Per gli altri 3, la percorribilità verrà comunque garantita durante la fase dei lavori, il cui inizio è previsto per la prima metà del 2025.